E siamo quindi arrivati a metà di questo viaggio durato molto più del previsto. In questo canale, a cadenza quindicennale, o forse molto meno. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati al quinto episodio di Spider-Man, la storia. La volta scorsa ci siamo lasciati con un avvenimento che, oltre a stravolgere la vita, editoriale o non, dell'Uomo Ragno, ha completamente stravolto il campo di gioco dell'industria dei comics. La morte di Gwen Stacy viene infatti ritenuta lo spartiacque tra la cosiddetta Silver Age, che riportava in auge il concetto di supereroe e introduceva il supereroe con super problemi, e la Bronze Age, in cui le storie affrontano tematiche più realistiche e i personaggi diventano più oscuri. La morte può toccare anche i più amati supereroi, e questi possono cadere rovinosamente come chiunque altro. Ed è questa una cosa che ad esempio i lettori di Daredevil avrebbero scoperto di lì a qualche anno, ma andiamo con ordine. Prima di parlare di Spidey, cerchiamo di inquadrare meglio la situazione della Marvel di quel periodo. Ci troviamo di fronte ad una casa editrice molto diversa dal piccolo studio a conduzione semifamiliare di qualche anno prima. Ormai quasi tutto lo staff storico del bullpen se n'era andato e Stan Lee sembrava essersi stufato del mondo dei fumetti. Qualcosa di magico si era rotto dall'abbandono di Jack Kirby. Era ancora cocente l'addio del disegnatore. Passato alla DC, si beava della ritrovata serenità artistica e si prese anche la soddisfazione di creare una parodia del suo vecchio socio e di Roy Thomas, suo braccio destro. Ed ecco quindi Funky Flashman, un logorroico venditore senza scrupoli e glabro, che agiva indossando una barba finta e un parrucchino. Ad aiutarlo, il suo servitore non propriamente intelligente, House Roy. Il messaggio arrivò forte e chiaro a Lee. Aveva iniziato da qualche tempo a usare il toupet e a farsi crescere la barba. Misteriosamente, però, decise di radersi, lasciando solo i baffi che l'avrebbero contraddistinto fino ai giorni nostri. Diventato un vero e proprio frontman della Casa delle Idee, il sorridente si occupava sempre meno della supervisione e della scrittura delle storie, delegando sempre di più a Roy Thomas. Era frustrato all'idea che nessuna delle sue creazioni sarebbe stata di sua proprietà, e nei suoi sogni c'era ancora la voglia di diventare un vero scrittore al di fuori dei comics. Ed è con questo spirito che, assieme ad Alain René, amico, fan e soprattutto regista di Hiroshima Mon Amour, che lì scrisse The Monster Maker, una sceneggiatura vagamente autobiografica per un film che però non avrebbe mai visto la luce. Tornato quindi in Marvel dopo un periodo sabbatico e riuscito a soffiare al figlio del suo vecchio capo il ruolo di editore e presidente Marvel, Stan trovò la Casa delle Idee più forte e soprattutto, per la prima volta, dominante rispetto alla DC. Lasciò da parte le velleità da grande scrittore e fece di tutto per portare nuova linfa vitale alla produzione. Era finalmente libero, dopo anni, di poter gestire i personaggi come voleva lui, senza ingerenze di nessun editore. Grazie alla battaglia vinta con il Comics Code Authority, di cui ho parlato la volta scorsa, si riuscirono a far uscire testate dedicate all'orrore e ai veri mostri, senza ricorrere al surrogato Morbius. Su tutte, Tomb of Dracula, dove avrebbe fatto la sua prima apparizione Blade, Son of Satan e Werewolf by Night, da noi conosciuto come Licantropus. Inoltre lì cercava in tutto e per tutto di inseguire le mode del momento. Andava di moda Shaft? Bene, eccovi Luke Cage, altrettanto nero e incazzato. Era il periodo del folle stuntman su motocicletta Even Knievel? La Marvel proponeva Ghost Rider. Il Kung Fu e i film di Bruce Lee iniziavano a tirare? Benissimo, facciamo Shang-Chi e Pugno d'Acciaio. Questo fu possibile grazie ad un ricambio generazionale non da poco nel reparto di scrittura. Arrivarono giovani che erano cresciuti con i fumetti Marvel e che ne reinterpretavano i temi con un occhio nuovo. Qualche tempo prima della pausa di Lee, era arrivato un pubblicitario con delle esperienze passate da prestigiatore, escapista e ladro. Il suo nome? Jim Steranko, e il suo lavoro su Nick Fury avrebbe fatto la storia. Poi arrivarono l'obiettore di coscienza Steve Englert, il veterano del Vietnam Jim Starlin, i due amici inseparabili Marv Wolfman e Len Wein, e Steve Gerber, che tra una sigaretta e l'altra creò uno dei personaggi più controversi della casa editrice, Howard il Papero.
Questa nuova leva, giocando sul fatto che Stan Lee fosse spesso in giro per conferenze e sul fatto che Roy Thomas fosse troppo uberato di lavoro per fermarli, diede luce a lavori assolutamente inusuali per la Marvel fino a quel momento. Storie psichedeliche nel contenuto e nella quantità di acidi assunti dagli autori. Storie che, a differenza di quanto avesse fatto fino a quel momento Stan, prendevano posizioni politiche ben definite. Insomma, tutto quello che veniva loro in mente, purché non toccassero i personaggi importanti come Spider-Man. E Spider-Man in quali mani era capitato? In quelle di un giovanissimo, ma ahimè frustrato, Jerry Conway. Nonostante avesse dalla sua il successo della testata e l'aiuto di Roy Thomas e del nuovo disegnatore, il grandissimo Ross Andrew, Conway si sentiva un figlio di un dio minore, come se la giovane età lo penalizzasse agli occhi di uno Stan Lee sempre meno presente. E l'assenza di Stan si sarebbe fatta sentire di lì a poco. Durante una delle innumerevoli conferenze in giro per le università degli Stati Uniti, lì si trovò un pubblico in rivolta per la morte di Gwen. Il nostro sorridente, preso dai mille impegni, aveva approvato la storia senza badarci troppo e in quell'occasione, da imbonitore e anche un po' da paraculo, addossò tutta la responsabilità al giovane Conway, dicendo di non saperne nulla e promise alla folla che Gwen sarebbe tornata. Immaginate questo quanto avrebbe fatto felice il giovane scrittore diventato vittima sacrificale da dare in pasto ai lettori inferociti e con la gatta da pelare di riportare in vita anche solo per poco tempo un comune essere umano senza poteri o possibili scappatoie. Per risolvere la situazione, Conway elaborò una delle storie che avrebbe cambiato il ragno per sempre. Una storia che sarebbe ritornata a infestare i sogni dei lettori più volte negli anni successivi, specialmente negli anni 90. La terribile e vituperata Saga del Clone, di cui però vi parlerò più tardi. Abbiamo lasciato il nostro eroe la volta scorsa a struggersi per la morte dell'amata Gwen, a consolarlo una Mary Jane sempre meno frivola e sempre più vicina al vecchio amico, distrutto e quasi riconoscibile. E se non fosse bastato il lutto, a peggiorare le cose c'era la stampa, e nello specifico Jameson. Il ragno infatti aveva avuto a che fare sia con la morte di Gwen, sia con quella del padre di lei, tempo prima, sia con quella di Norman Osborn, trovato dalla polizia nudo e senza vita in un vicolo. Per questo motivo, un sempre più incattivito Jonah decise di utilizzare il servizio Eroe in Vendita e di arruolare sotto l'autocompenso Luke Cage per fermare una volta per tutte l'Uomo Ragno. Lo scontro però durò molto poco. Spidey fece capire a Cage che non c'entrava nulla e lo fece riflettere sullo spreco che l'uomo aveva fatto delle sue capacità, vendendosi al miglior offerente. C'è da dire però che Luke Cage fu uomo d'onore e applicò la regola soddisfatti o rimborsati, forse con troppa veemenza. Jameson però non si placava. Mentre il resto dell'informazione cercava di mantenere una posizione neutrale sulla figura del Tessi Ragnatele, il Bugle continuava a pestare pesante su un Peter sempre più esasperato. Quando la misura fu colma, Spidey volteggiò in direzione del giornale per chiarire con il vecchio brontolone. Una volta arrivato, scoprì che l'uomo era preda di un terribile uomo lupo. Nonostante il ragno avesse costretto la fuga al licantropo, Jameson si dimostrò ancora più incattivito verso il nostro eroe. Solo più tardi Peter avrebbe scoperto il perché. L'uomo lupo era suo figlio, l'astronauta John Jameson, trasformato da una pietruzza rossa, souvenir dell'ultimo viaggio sulla Luna, con cui aveva fatto un ciondolo. Spidey riuscì però a liberare temporaneamente Jameson, strappandogli di dosso la pietra ormai fusa al collo. Un altro problema che il nostro eroe si trovò ad affrontare fu il crescente nervosismo fra lui e Harry, migliore amico e coinquilino. Il ragazzo, psicolabile a causa delle droghe usate in passato e per la recente morte del padre, iniziò a prendere le distanze da Peter, che nel momento del bisogno gli aveva voltato le spalle. Harry non poteva immaginare che Peter fosse sconvolto dall'omicidio di Gwen ad opera di Norman. O forse sì. Nonostante il disturbo mentale, non ci volle molto al giovane rampollo per collegare l'uomo ragno, l'assassino di suo padre, a Peter Parker, il suo coinquilino nonché fotografo ufficiale dello Scalamuri. Una volta entrato di soppiatto nella stanza di Peter e frugato nei cassetti, Harry trovò la conferma ai suoi dubbi, il costume. Il suo amico Peter era Spider-Man, l'uomo che aveva ucciso Norman Osborn, suo padre. La pazzia di Harry culminò nel seguire le orme paterne. Già, perché era stato proprio Harry a spogliare il cadavere di Norman dal costume di Goblin, salvando l'immagine dell'industriale. E fu lui a distruggere l'appartamento che condivideva con Peter da anni. E fu lui a cavalcare di nuovo l'aliante pipistrello.
Harry diventò il secondo Green Goblin. La maledizione del folletto verde stava colpendo di nuovo due ragazzi a cui aveva tolto già l'amore di una ragazza e di un padre. Un folletto verde che ora portava i due ragazzi, amici per la pelle, in uno scontro all'ultimo sangue. Peter rimase sorpreso dalla velocità e dalla potenza con cui Harry lo colpiva, pur non essendo potenziato come il padre dal siero di Goblin. La pazzia aveva preso il sopravvento. Peter, d'altro canto, non riusciva ad andare in fondo nel combattimento. Si trattava comunque del suo migliore amico. Quando però il ragno scoprì e sventò il piano che Goblin aveva preparato per uccidere MJ, Zia May e Flash, smise di trattenersi e colpì con la potenza dei bracci non indifferenti. Quando però il ragno scoprì e sventò il piano che Goblin aveva preparato per uccidere Zia May, MJ e Flash, smise di trattenersi e colpì con potenza l'ex amico, facendolo sbattere contro un pannello elettrico e facendogli perdere conoscenza. A differenza del padre, però, Harry aveva mantenuto la memoria e si trovò a dire a tutti i poliziotti accorsi che Peter fosse in realtà Spider-Man. C'era solo un piccolo particolare a cui non aveva pensato. Peter, infatti, mentre Harry aveva perso conoscenza, gli aveva tolto il costume, trasformando quello che era stato uno scontro mortale tra superesseri in un pazzo che sbraitava col coinquilino. A completare l'opera ci pensò Harry stesso, dichiarando di sapere il tutto perché lui era Goblin. I poliziotti si resero conto che il ragazzo era completamente andato, era troppo giovane per poter essere un villain in circolazione da anni, e lo fecero portare delirante in clinica psichiatrica. Con la stessa logica, non sarebbe nemmeno credibile che il coetaneo, Peter, fosse Spider-Man, in attività da prima del Goblin, ma sorvoliamo. Ad ogni modo, Peter cercò di andare avanti con la sua vita. Dopo un periodo ospite del vecchio rivale Flash, trovò un minuscolo appartamento con finestra vista muro in Chelsea Street, la casa che lo avrebbe ospitato per anni. E ad aiutarlo, per così dire, ad andare avanti, c'erano i vari villain, nuovi e antichi, che lo distraevano dal rimuginare sulla morte dell'amata. Arrivarono nuove versioni dell'avvoltoio e di Mysterio. Il primo, un emulatore che aveva assunto le sembianze di Tooms. Il secondo, un ex compagno di cella del primo Mysterio che ne aveva raccolto l'identità e che agì sotto compenso di Jameson. Avrebbe a breve lasciato le penne il dottor Smite, creatore degli ammazzaragni, mentre il vecchio Jonah se ne fece creare uno dotato di gambe e piedi cingolati. Cioè, o fai le gambe o fai i cingoli. Che cosa significa avere le gambe e i cingoli? Da quella che sarebbe diventata la sua fiamma, la dottoressa Marla Madison. Ritornò Molten e con lui un personaggio che era scomparso dalle scene per molten anni, Liz Allen. Sono simpatico, dai. Io me ne vado. Liz, infatti, una volta finito il liceo, sparì dai radar e solo allora si scoprì il motivo. Aveva accudito e curato per tutto il tempo il fratellastro Mark, ovvero Molten. Fece le sue prime mosse malevole Jonas Harrow, il classico scienziato pazzo che aveva creato Testa di Martello e che utilizzò come pedine Kangaroo, da lui potenziato, e Fuoco Fatuo, uno scienziato trasformato da un incidente di laboratorio in un essere di energia pura e soggiogato da Harrow con un dispositivo piantato in testa. Arrivò il pericoloso Big Wheel, un criminale che agiva a bordo di una letale ruota panoramica. Arrivò il deforme telepate divoratore e lo stegosauro umano Stegron. Mirage, che irruppe proprio durante la cerimonia di matrimonio tra Betty Brant, il primo amore di Peter, e Ned Leeds. Il violento wrestler Grizzly, costretto a ritirarsi a seguito di una campagna denigratoria del Bugle. Tarantula e Cyclone, che potremmo definire gli esempi perfetti di villain alla Conway. Pur non essendo estremista come i suoi colleghi, il giovane Jerry aveva già le sue idee politiche e rappresentava il cattivo come un traditore della patria e dei propri ideali. Proprio come Tarantola, un rivoluzionario sudamericano che venne cacciato dai suoi compagni per l'estrema violenza e che si riciclò dalla parte dei dittatori avversari come loro agente. O come Cyclone, un ingegnere francese che lavorava per la NATO e che utilizzò il suo congegno Crea Cicloni per darsi alla mala. Tornò il dottor Octopus, che riuscì a colpire tanto la vita di Spidey quanto quella del suo alter ego. Il vecchio Polipone, infatti, si trovò a un passo dalle nozze con la sua governante, la cara e vecchia Zia May. Oki, infatti, aveva scoperto che l'arzilla vecchietta aveva ereditato una cosuccia da poco. Un'intera isola piena zeppa di uranio con tanto di reattore nucleare. Questi pazzi anni 70. A fermare il matrimonio ci pensò Testa di Martello,
Il gangster era anch'egli interessato all'isola e nello scontro con Hawk la fece saltare in aria, lasciandoci le penne e con lui il tentacolare avversario. C'è bisogno che vi dica che sarebbero entrambi tornati presto? E fidatevi, questa non è la cosa più strampalata capitata al nostro eroe in quel periodo. Spidey venne contattato da due pubblicitari che lavoravano per la Corona Motors e gli proposero di costruire una personale vettura per sponsorizzare il loro motore ecologico. Spider-Man dapprima rifiutò, ritenendola una sciocchezza, poi decise di accettare per poter pagare qualche bolletta in più. E con l'aiuto del suo vecchio amico, la Torcia Umana, costruì uno speciale di un buggy, dotato di lanciaragnatele, ragno segnale, sedile iniettabile e un sistema di occultamento. La famigerata ragno mobile. Per quanto tempo la usò? Beh dai, non me la appena un paio di avventure. Già, perché nell'accettare il compenso della corona, Peter aveva dimenticato un piccolo particolare. Non aveva mai preso la patente e non aveva mai guidato una macchina prima di allora. D'altro canto, a cosa poteva servire la patente a un uomo capace di volteggiare tra i grattacieli di New York, cioè. E fu così che la ragno mobile terminò la sua gloriosa carriera precipitando nel fiume Hudson. Questa storia era da considerarsi un sassolino che Conway fu contento di levarsi dalla scarpa. L'autore infatti veniva pressato da Lee e da Thomas perché introducesse nelle storie una vettura per l'uomo ragno, in modo da concludere un affare con un produttore di giocattoli. A Conway, così come al ragno, l'idea apparve stupida e per questo diede loro un contentino, facendo sparire in fretta l'obbrobrio. Ah, dimenticavo. Il fatto che i due pubblicitari che contattarono Spidey fossero incredibilmente somiglianti a Stan Lee e Roy Thomas era una cosa assolutamente casuale. A poco la vita di Peter tornò ad essere più rosea, di certo non perfetta, ma sicuramente più sopportabile di quanto fosse stata dopo la morte di Gwen. E questo era grazie a Mary Jane. La ragazza era sempre piena di vitalità e cercava sempre di tirare su il musone Peter. Tra i due l'amicizia divenne qualcosa di più, fino a sbocciare in un appassionato bacio poco prima che Peter partisse per lavoro in direzione Parigi. Proprio il momento migliore per far tornare dall'aldilà l'amore perduto tragicamente. Ho lasciato volutamente per ultimo un villain che a poco stava diventando sempre più pericoloso e che stava facendo le veci di Goblin nel personale Pantheon del Ragno, lo Sciacallo. Un viscido vestito da sciacallo verde, famosi sciacalli verdi, che sembrava aver preso di mira il nostro eroe e che incredibilmente ne eludeva il senso di ragno. Al suo esordio scatenò contro Spidey un sicario diverso dal solito, armato di tutto punto e esperto di tattiche militari. Avremmo scoperto solo dopo anni la sua vera storia e le motivazioni che spingevano il folle con il teschio sul petto. Esatto, stiamo parlando di uno dei primi e più importanti antieroi della Marvel. Parliamo di Francis Castiglione, alias Frank Castle, alias il Punitore. Nato dalla passione di Conway per i gialli de L'Esecutore di Don Pendleton e da un'intuizione grafica di John Romita, il Punitore aveva una visione della realtà molto semplice. Ci sono i buoni e i cattivi, senza via di mezzo, bianco e nero, come il suo costume. E i cattivi dovevano morire. Ingannato dallo sciacallo, il Punitore attaccò e diede filo da torcere all'uomo ragno, che lo sconfisse davvero a fatica. Ma quella era soltanto la prima delle sorprese che lo sciacallo aveva in serbo per il nostro eroe. Fornì Grizzly di un potente esoscheletro che donò super forza all'energumeno e si servì anche di tarantula, testa di martello e dello scorpione. Il peggio doveva ancora arrivare. Era iniziata da poco la relazione tra Peter e Mary Jane. Zia May e la zia di MJ, Anna, sembravano contente della cosa, quando ad un certo punto May vide una ragazza e lo shock la mandò all'ospedale. La ragazza era Gwen Stacy, miracolosamente rediviva, inconsapevole di cosa le fosse successo e della relazione tra Peter e Mary Jane. Quando Peter scoprì la cosa, pensò di essere diventato matto e accusò la donna di essere un'imbrogliona. Ci volle l'aiuto di Ned Leeds per scoprire che, DNA alla mano, quella era Gwen. Miracolosa resurrezione? Niente affatto. Il cadavere dell'altra Gwen era ancora al suo posto, intatto e con il DNA giusto. La biondina era stata clonata da qualcuno. Già, ma da chi? E perché mai? Peter si ricordò che tempo prima, durante una lezione di biologia, venne chiesto alla classe di fornire un campione cellulare per un esperimento. Si fiondò quindi dal suo professore, Miles Warren, fratello del vecchio professore del liceo, e questi rimase turbato dalle supposizioni del ragazzo.
ricordò che l'esperimento era una ricerca del suo assistente, stranamente scomparso da qualche mese, Anthony Serba, e quando andò in ufficio scoprì che i campioni di DNA erano spariti. Peter e Ned, avendo quindi la certezza che Serba fosse lo sciacallo, si misero alla sua ricerca. Sarebbe stata traumatica la scoperta che avrebbero fatto. Anthony Serba era morto, ucciso dal vero sciacallo, Miles Warren, il professore di Peter. Warren aveva sviluppato un interessamento morboso verso la bionda studentessa e quando morì a causa dello scontro tra Goblin e Spidey, perse la testa. In quel periodo, assieme al suo assistente, stava perfezionando le tecniche di clonazione e, avendo i campioni di DNA di Gwen, decise di clonarla e di ridarle la vita. Serba, una volta scoperta la verità sui campioni, che lui credeva essere di Rana, venne strangolato a mani nude dal professore. Warren, ormai pazzo e dissociato, si disfò del cadavere e ne diede la colpa ad un capro espiatorio, un altro sé, lo sciacallo. Nell'analizzare i campioni, inoltre, scoprì l'identità di Peter e lo incolpò della morte della Gwen originale. Preparò il suo fisico e studiò l'avversario per mesi, sfiancandolo con i vari villain di cui vi ho parlato prima. Con Ned nelle sue mani, lo sciacallo sfidò Spidey ad affrontarlo allo Shea Stadium. Forte del fatto che, essendo percepito come un amico, il senso di ragno non sarebbe scattato a proteggerlo, lo sciacallo addormentò l'uomo ragno con un forte anestetico. Al suo risveglio, Spidey si ritrovò al centro dello stadio. Ned, incosciente, era legato a una bomba proprio sopra il tabellone. Tra gli spalti, solo il folle sciacallo e il clone di Gwen, ipnotizzato. Dall'altra parte dell'arena, un altro uomo ragno. Lo sciacallo infatti aveva clonato anche Peter e aveva innestato nel clone la convinzione di essere l'originale Spider-Man. Entrambi erano l'uomo ragno al 100% e entrambi erano convinti di essere l'originale, ma solo uno dei due, quello vero, avrebbe potuto disinnescare la speciale bomba del viscido nemico. I due cominciarono a combattere per impedire all'altro di disattivare la bomba, sempre più vicina all'esplosione. A salvare la situazione fu il clone di Gwen, che, liberatosi dall'ipnosi, mise lo sciacallo di fronte alla sua responsabilità. Warren, in un attimo di lucidità, si rese conto che lo sciacallo non era nient'altro che un alibi che dava a se stesso per le sue malefatte. Liberò Ned e fece esplodere la bomba. Spidey, Gwen e Ned si salvarono. Già, ma quale Spidey? Cosa poteva dare a Peter la certezza di essere l'originale e non il clone? Diede l'addio al clone di Gwen, decisa a rifarsi una nuova vita altrove, e tornò a casa a rimuginare sulla cosa. Si rivolse a Dr. Connors, liberatosi temporaneamente da Lizard, e con lui fece tutti gli esami possibili per stabilire se fosse o se non fosse un clone. Nell'attesa che venissero elaborati i risultati, Spidey si trovò ad affrontare una nuova e letale versione della Mazzaragni. Dopo essere stato fiaccato da robot con le sembianze dei suoi vecchi nemici e da gas allucinogeni, il nostro eroe si trovò ad un passo dalla morte, stritolato tra i potenti tentacoli dell'ultima creazione di Smite. Nella sua mente, però, c'era solo un'immagine. La bella Mary Jane, una ragazza piena di vita che tanto gli era stata vicino e che lui tanto aveva trascurato una volta arrivato il clone di Gwen. La ragazza che però Peter aveva capito di amare profondamente. E un sentimento così forte non poteva essere un ricordo indotto di un essere artificiale. Con tutte le forze si liberò dalla stretta e mise KO il professore. Tornò da Connors, addormentatosi prima di poter leggere i risultati, e prese la cartelletta con la risposta a tutti i quesiti sulla sua identità. Spidey però buttò i fogli al vento senza nemmeno averli letti. Aveva già la sua risposta. Chissà se in futuro non si sarebbe pentito di non aver letto quei fogli.